E adesso da poco si è conclusa la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e noi vediamo già in diretta con noi il prefetto di Trieste e commissario di governo, il dottor Valerio Valenti, che ha appunto coordinato questa riunione per parlare appunto di per pianificare i controlli in vista delle festività secondo il decreto del 19 dicembre. Prefetto Valenti, buonasera e grazie. Allora, le regole diciamo le conoscono un po' tutte, invece i controlli capillari che farete, quali disposizioni sono previste? Abbiamo ritenuto di modificare l'assetto che abbiamo tenuto in questo ultimo periodo, cioè proiettato soprattutto verso il pericolo di assembramenti in aree pubbliche. Abbiamo ritenuto che chiusi e gli ultimi due giorni che ci attendono per le compere, i locali, gli esercizi commerciali, i bar dovrebbero cominciare a essere meno rischiosi di quanto lo sono stati finora e quindi l'attenzione sarà rivolta soprattutto agli spostamenti dei cittadini da e per l'area del capoluogo, così credo che anche i colleghi si indirizzeranno, per cui maggiori controlli sulle strade. Maggior numero di pattuglie interforze, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, proprio per intercettare tutto quel traffico, soprattutto veicolare, che sarà proteso a raggiungere i parenti, gli amici per poter celebrare le festività. Prefetto, si diceva anche attenzione alle false dichiarazioni o autodichiarazioni. Che cosa succede? Beh, certamente c'è il rischio che qualcuno possa approfittarsene. Ricordo che proprio nei giorni del 24-25 per tempo d'anno è previsto, cioè nei giorni in cui sarà zona rossa, è previsto che si possa spostare una sola volta tra le 5 e le 22 per raggiungere appunto i parenti, gli amici. Una sola volta significa che non bisogna abusarne, quindi le autocertificazioni che bisogna portare con sé devono essere prodotte dalle forze in maniera assolutamente completa, devono recare documenti che consentono di poter verificare poi se la dichiarazione è vera, è veritiera, e voglio anche ricordare che le sanzioni previste non tanto per violare il DPCM, che è una sanzione pecuniaria di 400 euro, quanto la sanzione penale prevista per la falsa dichiarazione, questo penso che spero che possa rappresentare un deterrente attenzione dall'altra parte al senso di responsabilità, al buon senso che può guidare l'azione dei cittadini. Allora, senso di responsabilità, perché adesso dagli assembramenti nelle piazze e nelle vie, negli esercizi commerciali si passa al rischio in famiglia. Certamente, questa è una di quelle aree assolutamente personali e private nelle quali, come abbiamo già ascoltato anche dalla voce del capo della polizia, non si potrà intervenire nelle abitazioni, però proprio per questo la nostra azione preventiva sarà rivolta sugli assetti viari e proprio per cercare di limitare al massimo questo rischio. Ma dall'altra parte, per quello che ho detto, occorre che i cittadini facciano molta attenzione, soprattutto quando si tratta di raggiungere persone anziane, persone più esposte al rischio del virus, e quindi i giovani che invece sono spesso portatori della malattia senza averne i sintomi, a questo punto diventano appunto delle situazioni estremamente rischiose. Io confido nel buon senso di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Grazie del suo intervento.